Le case di riposo per anziani sono in queste settimane nell'occhio del ciclone per decessi e contagi da coronavirus. In tutta Italia le procure, compresa quella pesarese, vogliono fare luce su quanto accaduto all'interno di alcune strutture. Se per alcune i numeri di contagi e decessi sono impietosi, per altre invece, ed è il caso di Famiglia Nova di Fano, i decessi sono più contenuti grazie all'estenuante lavoro degli operatori sanitari e alla rigida osservanza di protocolli e procedure, che hanno anche superato recentemente l'esame ed i controlli delle autorità sanitarie locali. Siamo molto soddisfatti del risultato avuto dal sopralluogo che abbiamo avuto da parte dei vertici dell'ASUR nel pomeriggio del lunedì di Pasquetta. E il verbale di questo sopralluogo difatti verte su 13 voci che sono state valutate tutte come corrette, quindi le procedure che sono state eseguite in questo periodo di emergenza sono state tutte valutate come correttamente eseguite. E questo è per noi sicuramente un ottimo riscontro riguardo al lavoro svolto fino ad oggi. Diciamo che noi, se consideriamo la situazione già 2-3 settimane fa, ci veniva negata la possibilità di effettuare i tamponi a tappeto, in quanto i pochi tamponi che erano stati fatti a inizio marzo avevano evidenziato tutti i risultati positivi, ci avevano considerato tutti positivi. Per fortuna siamo riusciti ad avere nuovi tamponi adesso a inizio aprile e abbiamo avuto i primi risultati negativi. Questo ci ha permesso di ricreare subito una nuova riorganizzazione e, avendo a disposizione uno stabile libero esattamente di rimpetto a Famiglia Nova, abbiamo deciso di isolare le persone negative. E di fatto sono state create due strutture, una che accoglie i positivi e una che accoglie i negativi, e questo ci ha permesso inoltre di liberare degli spazi che nei prossimi giorni verranno sanificati. Ci sarà una sanificazione ambientale, e tutto questo ha il fine, in un secondo momento, di riportare tutte le persone che sono negative sulla struttura madre di Famiglia Nova su degli ambienti sanificati e di isolare, speriamo, i sempre meno numerosi residenti positivi. Avete anche chiuso, se si può così dire in maniera un po' brutale, le porte anche ai contatti esterni. Questa è stata una mossa vincente sicuramente. Sicuramente è stato lungimirante da parte della nostra direzione, comunque da parte nostra, l'intervenire subito. È stata una misura che inizialmente poteva sembrare anche eccessiva, ma noi già il 29 di febbraio abbiamo limitato gli accessi e già dal 3 di marzo in struttura non è entrato più nessun esterno. Ovviamente è stata una manovra di forza abbastanza importante, ma che sicuramente ha limitato i danni di tutta questa pandemia. Diciamo che Famiglia Nova è veramente una famiglia parallela per ognuno di noi. E il personale è stato suddiviso in due gruppi, di cui uno segue, assiste solo le persone positive e uno solo le persone negative, proprio per non creare dei contatti tra queste due enti separati in questo momento all'interno di Famiglia Nova. E i ritmi sono ancora molto serrati, quindi si può solo fare un grosso applauso e un grosso ringraziamento a tutti gli operatori che si stanno spendendo in questa vicenda, in questo periodo molto complesso.